Come funziona il meccanismo di proposta del Parlamento? Presentate la legge sull'incandidabilità di Berlusconi, è possibile da parte del Movimento 5 Stelle presentarlo? Cioè lo devono discutere o bisogna aspettare che cosa? Perfetto. Allora, in pratica, per presentare la richiesta di incandidabilità di un parlamentare c'è bisogno di un organo, come dicevo prima, io mi dicevo la richiesta prestata, facciamo partire la giunta per le elezioni, così dichiariamo il laurea ineleggibile. No. Ecco, è una giunta per le elezioni, è un organo che è composto da diversi parlamentari. In quella sede, quindi quando ci sono i membri di quella giunta, ecco, all'interno di quella giunta, quindi uno dei membri può presentare la proposta. Quindi non è una legge. Noi non ci siamo. Sì, no, ci siamo, ci sarebbe. Non è ancora stata fatta, figurati. Doveva partire 5 giorni come le commissioni permanenti. Dovevano partire 5 giorni dopo la chiusura dell'ufficio di presidenza, cioè dopo aver nominato il presidente del Senato. Accanto al presidente del Senato ci sono delle altre figure, cioè il vicepresidente, i segretari e i questori. Questori sono loro che controllano i voti. Bene, questi componenti fanno l'ufficio di presidenza. Dopo la nomina dell'ufficio di presidenza, 5 giorni dopo, bisognava costituire le commissioni permanenti. E loro, ovviamente, non l'hanno fatto. Il problema è che non c'è una sanzione se non presente, se non le fai. Questo è il grande problema. Niente di particolare, volevo solo sapere se i commissari di vicinanza radio sono stati nominati oppure no. Anche lì non è ancora. Anche lì non è ancora. Quindi se sono stati già nominati i commissari della commissione vigilanza radio, non è ancora. Queste commissioni speciali, bicamerali, non è ancora, devono essere costituite. Quindi dovremo aspettare un po', ovviamente seguiteci, perché là battaglieremo come abbiamo battagliato per il Presidente della Repubblica per quanto riguarda la Commissione dei Servizi Segreti, diciamo, ce la daranno mai, figuriamoci se ci danno noi la Commissione dei Servizi Segreti, altrimenti qua chissà cosa esce fuori. E poi c'è la Commissione per la vigilanza radio. Ma che ci facciamo tanto di nuovo, non sono trovato il programma stasera, fa piacere che lei ricordi quella sera che stavamo a Bologna, sono trapassato, quindi le cose non ho più guardato, sono simpatico, mi siete simpatici, però è una cosa che io ho fatto tra gli amici con te, non andiamo pure a fare qualche mantenere, ma fa un po' la gente, a volte tutti dovrei essere, siamo così d'accordo, però la cosa che non si esce, io non mi ci ho guardato. È un pittico da stare. Guarda il presidente di Cinque, la gente va a votare. Un sacco di persone. Ma abbiamo votato da qua, che dice due che si potevano fare. Però secondo me la gente si aspetta la reazione. Voi dovete fare la rivoluzione, ma la rivoluzione dolce. Dice non che non hanno votato proprio. Voi dovete stare, quella su di stare una vita del solo. Bene, faccio piacere se parlo da voi. Però per non si scende la gente, da questo vedere, perché guarda che io gli dissi una frase di quella sentista, penso che la contro le lobby, le lobby che sono quei poteri forti che finanziano la politica, e loro i politici che fanno interesse delle lobby, voi avete trovato quelle che dovreste trovare di quelle, e vi diranno loro tutto di quello che è stato. La cosa mi vedo che è un mio cruccio, noi siamo stati. Guardate, la presista era la grande occasione del 12 giorni su Salvador da Italia. Purtroppo io mi dispiace, voi dovete sedere con PD e mettere in condizione che dovete andare con il sì, perché la gente questo perciò ha votato. Io penso che politicamente
allora, il PD non aveva nessuna intenzione di fare un governo con lui. Non è tutto il popolo italiano per cui non votate, non è il candidato del popolo.
qua si tratta veramente di fare proprio il servizio del padrone. Ringraziamo sempre il dottor Puglia che viene da via che ha altri Torniamo.